il Centro Sollievo e Alzheimer Caffè, due progetti studiati dall'USL 21 in collaborazione con la Casa di Riposo San Michele, l'Associazione Alzheimer Italia, il Comune e la Regione. Allora, anche se con qualche minuto di ritardo, allora cominciamo. Ecco, oggi per me è un giorno di grande soddisfazione perché siamo riusciti a aggiungere oggi un mattone a quel grande progetto che stiamo portando avanti per cercare di aiutare le persone che hanno bisogno. Qui abbiamo realizzato, praticamente sono due progetti, che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione della Regione, dell'ULS, del Comune di Nogara, dell'Alzheimer Italia di Verona e della Casa di Riposo che ci si è impegnata a fondo. Vorrei ringraziare in modo particolare i consiglieri della Casa di Riposo che mi hanno aiutato e mi hanno supportato in questo progetto, i ragazzi della Casa di Riposo che hanno lavorato una settimana, che ci lavorano veramente in modo alacre. Queste due ragazze, che sono due martelli, che continuavano, ci vuole questo, ci vuole questo, ci vuole questo. La signora Breviglieri, che è qui con noi e che dopo ci onorerà di tagliare il nastro, che ha contribuito finanziariamente all'operazione. E tutti quelli che ci hanno dato una mano, la dottor Grottola, che ho martellato ogni giorno, tenendolo costantemente aggiornato di quello che facevamo, al sindaco Antonio Polo, dov'è? Che c'era sempre quando ne avevo bisogno. Ecco, questo è tutto, è una grande soddisfazione per me. Adesso lascio la parola a queste due ragazze che vi presenteranno i due progetti che stiamo portando avanti e dopo faremo i saluti. Grazie. Paola Reani. Sono Paola Reani, sì. Sono la referente del progetto Sollievo ed è con grande entusiasmo ed anche un pizzico di orgoglio che finalmente vediamo realizzare un progetto che è senz'altro ambizioso, che è partito mesi fa, ma che ha avuto la fortuna di incontrare delle persone che ci hanno creduto fino in fondo. Ieri ero con il dottor Moretto, che è la mente del progetto Sollievo, vi manda i suoi saluti ma aveva già un impegno inderogabile, però comunque i referenti della regione ci tenevano a far sapere che abbracciano fino in fondo questa nostra iniziativa. Il progetto Sollievo, accanto al Laboratorio per la Memoria, vuole offrire un punto di raccolta, un punto in cui le famiglie che scelgono di gestire il proprio caro affetto da demenza e gestirlo nella propria abitazione e domicilio avranno modo di trovare un punto di riferimento dove cercheremo di migliorare la qualità della loro vita e dove cercheremo anche di mantenere il più possibile nel tempo le loro abilità residue. Per entrare però nel particolare, nel dettaglio di ciò che troverete all'interno del centro, passo la parola a Milla, che insieme a me ha creduto fino in fondo in questo progetto e che con grande entusiasmo oggi lo condivide insieme a me. Grazie. Bene, buongiorno a tutti e benvenuti. Volevo un po' descrivervi come sarà organizzato il nostro centro. Si tratterà di 4 mezze giornate. Proprio per dare la possibilità a varie famiglie di soddisfare le loro esigenze. Vi sarà un momento di accoglienza, un momento di attività,
una fase di socializzazione e per concludere un'altra fase di attività. Il nostro centro è aperto 4 mezze giornate, 2 mattine e 2 pomeriggi. Abbiamo già avuto parecchie richieste di persone che vorranno venire al centro e noi siamo pronti ad accogliere chiunque altro si voglia avvicinare a noi. E volevo ricordare che verranno effettuate attività di musicoterapia, attività di tipo psicomotorio, attività di tipo cognitivo, training di memoria, e interverranno nel centro durante le attività educatori, musicoterapeuti, e psicologi e neuropsicologi. Ora passo la parola alla collega Paola. C'è una persona che ha creduto in noi, che rappresenta lo Sventuno, del dottor Grottola, e lascio a lui la parola. Grazie, buona giornata a tutti. Intanto la Regione ha voluto questo progetto in tutte le ULS del Veneto, ha cercato di proporre alle ULS un progetto che fosse gestito soprattutto dall'associazionismo. Associazionismo intendo soprattutto quello delle famiglie che hanno vissuto e vivono la problematica dell'Alzheimer e hanno a che fare ogni giorno con tutto quello che comporta. E noi abbiamo sposato questa filosofia che la Regione ha voluto insieme al Comune di Nogara e al Pio Ospizio San Michele, ex casa di riposo, oggi centro servizi per anziani non autosufficienti di Nogara, ci siamo messi assieme in qualche modo per supportare un protagonismo che deve essere dell'associazione Alzheimer Verona, ma anche di tutte quelle famiglie che aderiscono o non aderiscono all'associazione, ma che si mettono insieme perché insieme si affrontano meglio questi problemi. Devo dirvi che la problematica delle demenze senili ci preoccupa molto perché sta impegnando molto la nostra neurologia e sta impegnando molto i centri di servizi anziani, i quali al loro interno hanno questa problematica. Progetti come questi servono non per guarire ma per ridurre alcuni effetti della malattia, ritardare anche alcune conseguenze di questa malattia, per cui sono progetti importanti che umanizzano un attimo le cure, perché va bene la cura farmacologica, va bene l'intervento specialistico, ma l'azione delle persone di vicinanza, di affetto, far sentire anche quei piccoli gesti, gli stimoli musicali, lo stare insieme, ricordare, riprendere la memoria di quello che si è fatto il giorno prima o ricordare quello che si farà nel pomeriggio o il giorno successivo, sono delle tecniche, se volete, anche elementari, ma che aiutano questi malati ad affrontare meglio la situazione. Le famiglie saranno, spero, aiutate, perché il termine sollievo sta anche a sostegno delle famiglie. Noi siamo qui, ci auguriamo che questo progetto, che inizia da Nogara e avrà diffusione, per ora io spero, anche a Legnago, Bovolone e vediamo anche a Cerea, dove abbiamo anche una realtà che abbiamo contattato, e con 3-4 comuni potremmo già essere nella percentuale. Nogara parte per prima, perché qui ringrazio gli amministratori locali del comune, dell'IPAB, del Pio Ospizio San Michele, e tutti gli amministratori, tutti coloro che hanno collaborato, perché vuol dire che qui c'è una spinta in più, una marcia in più che sicuramente farà da stimolo agli altri comuni. Ci auguriamo di andare avanti e di trovare anche dei momenti di verifica per seguire con serietà l'andamento di questo progetto, e speriamo anche nella sua continuità. Ci è stato assicurato che la Regione sta puntando su finanziamenti europei, però dobbiamo preoccuparci sin da adesso di dare continuità anche con alcune risorse interne. Chiudo qui con questo impegno e buona giornata a tutti. Parola al nostro sindaco. Io sono proprio contento, perché tanto perché volete che siamo i primi. A me piace sempre essere il primo quando ce la faccio, a volte arrivo secondo, ma non tante volte.
Da questa merita un applauso. No, lei mi fa un applauso perché ci conosciamo dalla vita e così via. Però quando dico queste cose ci sono dei fondi di verità, perché poi ci dimentichiamo sempre il giorno dopo di quello che è successo il giorno prima. Vi faccio il percorso di questa struttura che in 30 anni era arrivata proprio lì, tanto per essere molto chiari. Questa struttura, lo Stellini, ha rischiato di chiudere. Non è ancora che abbiamo risolto i problemi, però stiamo cominciando ad andare in su. Vi faccio le tappe, la FT, i medici di base, siamo stati i primi anche lì, bravo. Abbiamo il centro dell'ACAT più importante del recupero degli alcolisti anonimi della provincia di Verona. Adesso facciamo queste cose. Qualcuno di voi si ricorderà il simposio dei poeti, forse vi ricorderete di tutte le azioni legate allo psichiatrico, gli orti sociali. Stanno lavorando lì adesso. Stanno lavorando perché sull'ala est poi ci andrà un ulteriore nucleo di psichiatria residenziale nuovo. Thank you.